perché la capra è l'animale più bello. Dopo la donna, le corna lunghe e il pelo bello. No, era le corna belle e il pelo lungo. Le corna... pelo lungo e le corna belle. Ah, pensa, neanche il contrario. Mamma mia, che degrado veramente. Siamo finalmente giù dal colle di San Pere, sconsigliato, se non si fosse capito durante il tragitto che cosa pensavamo, ve lo ripetiamo, mo, sconsigliato, sfalde merda, mamma mia, paesaggio anonimo, strada stretta, veramente c'è, ma cioè, l'asfalto brutto è una cosa, l'asfalto pericoloso è un'altra, quello è pericoloso, pericoloso, sporco, pieno di buche, cioè, ma buche crateri, cioè, se avete la possibilità di saltarlo in un itinerario, ecco, saltatelo. Cioè, magari fate il Fauniera, poi una volta che scendete andate giù verso Cuneo, fate un pezzettino di statale e arrivate direttamente a questa strada qua che riparte giù dalla valle, saltando quello, perché secondo me ha fatto un grande affare a saltarlo. Più che altro per la vostra sicurezza. Vabbè, detto questo, comunque siamo sulla strada che porta verso il confine francese. C'è qualcuno che sta allargando il buco nell'ozono. Siamo in compagnia degli amici coi due tempi. La strada qui è una sola, quindi basterà rimanere su questa e arriveremo al Colle dell'Agnello, che lo ricordiamo è il terzo passo più alto d'Europa, il terzo valico carrozzabile asfaltato, diciamo così, che poi se no c'è sempre chi ci puntualizza nei video. È preceduto per altezza solo da Iseran, che faremo domani, e Stelvio. E speriamo che il paesaggio e l'asfalto siano un qualcosa di gradevole e quantomeno decente, perché arrivo da una grande delusione, oltre che essere in ritardo, pure delusione. Vabbè. Esatto. Cioè, non è che dicevo essere in ritardo, però ho visto una bella roba. Invece no, neanche quello. Vabbè, l'importante è saperlo. Vabbè. Vabbè, già. Perché la capra è l'animale più bello. Dopo la donna, le corna lunghe e il pelo bello. No, era le corna belle e il pelo lungo. Le corna... pelo lungo e le corna belle. Ah, pensa, neanche il contrario. Mamma mia, che degrado, veramente. Beh, diciamo che già la statale parte molto male. Mamma mia, è imbarazzante. Quindi, cioè, se l'incipit di solito ti fa capire la bellezza di un film o di un libro, diciamo che stiamo partendo di nuovo con un film horror. Però vabbè, cerchiamo di essere fiduciosi. Col pene, 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 pene. Pene, pene, pene. Pene, pene, pene. Dovrei disegnarlo con il pene. Era Peter Griffin in un episodio che faceva tutte le cose con il pene. Ah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ricordiamo il Uè ciao prete. Uè ciao prete. Te lo ricordi? Flashback. Luna, questo spacca secondo me. Questo spacca di brutto. Secondo me è bello. Abbiamo dei problemi di lunghezza, ma a parte quello, secondo me è bello. Sei convinta? Come ti sembra? End of flashback. Ma ti ricordi quando sono caduta a prendere il bouquet? Ho ancora il video. Flashback. End of flashback.
l'ho riguardato l'altro giorno perché ho guardato nell'archivio le storie di quel giorno lì, perché stavamo parlando del matrimonio di Giorgia con Davide. Comunque è figo l'archivio delle storie. E gli ho detto, da che vado a cercarle così ti faccio vedere. E tra l'altro c'era anche quella e mi è morta da ridere. Attenzione, i tornanti iniziano qua. Valico Colle dell'Agnello. Dove? E c'era il cartello, Valico Colle dell'Agnello. Ah. Ah, Castel Delfino, non sapevo ci fosse il mare. Ah no, scusami, hai ragione, saranno quei cartelli che indicano la piena dove pensavi fosse un delfino col corno. Sì, voglio... Ah, lasciamo perdere. Ma il delfino non si mangia, no? Ah, oddio, in Giappone lo mangiano. Vabbè, ma in Giappone mangiano anche la merda. Mangiano le balene. Cioè, gli danno la caccia, infatti, tipo, tutto il mondo è vietato e sono protette, eccetera. Il Giappone non ha firmato la convenzione, continua a cacciarle, a mangiarle, tipo la pinna, anche gli squali mangiano. Come delle squali? Mangiano le pinne di squalo. Mamma mia, che schifo. E tutto il resto cosa se ne fanno? Faranno la zuppa, zuppa di squalo. Rabieux, sono tutti arrabbiati qua. Beh dai, qua la situazione è nettamente migliorata. Sì. Non è un biliardo come in Svizzera, però dai, cioè, rispetto a quello di prima è oro. Bene, siamo Ponte Chianale, comune del Parco del Monviso. Luna, il Monviso è il monte dove nasce quale fiume? È il fiume più lungo d'Italia. Il Po. Attenzione! Ho dovuto imboccarti, Però l'hai indovinata. Indovinata? Sì, ho dovuto imboccarti. Ah, è nata dal Monviso? Certo. Ah. Dovremmo giocare all'indovina bugie. Io dico una cosa vera e una bugia e vediamo se tu indovini qual è la cosa vera e qual è la bugia. Bene, siamo arrivati a Ponte Chi Anale. Anale. Ponte Chi Anale? Ah, ok. Scusateci, ma sono 351 minuti di guida e iniziamo a sfasare. Anale. Ah, guarda, Ponte Chianale c'è il lago di Chianale. Chi? Anale. Ah, ok. Non sapevo ci fosse un lago. Beh, diciamo che con questo clima un po' torbido probabilmente non rende neanche molto. Guarda come sembrano fatate i pendii, tutti un po' così con la nebbiolina. Cosa è successo? Niente, si sono fermati. Luna Colombo e l'allarmismo. Io avevo visto uno di qua, uno di là, poi le persone lì e sembrava un incidente, di solito. Luna Colombo e l'ottimismo. Era. Ponte Chi? Anale. Fans, 26.1 gradi, temperatura molto più che piacevole. Anzi, all'ombra è un po' fresca anche. Sì. Siamo partiti bardati come se dovessimo andare in Lapponia. Oddio, io ho messo solo la maglietta a maniche lunghe e lo scaldacollo. Ecco, io ho messo maniche corte, maniche lunghe e scaldacollo. Je suis. Benvenuto in la France, je suis français. Guarda qua le verdi praterie e le brune montagne. E le caprette di panno, ciao! Yololoi! E ma che strade, minchia! Lo supero nel cratere. Era una casa quella, non era una moto. Frazione Chianale. Chi? Anale. Ah, ok. Mia, con la Subaru lì aveva 4 scarichi. Faranno il formaggio. Colle dell'Agnello. Chiuso? Domenica? Ah no, domenica c'era scritto chiuso. Ma mi fa sempre spaventare. Leggo i cartelli. Vedi, io non leggo. Ok, facciamo che accendiamo la 360 e leggo Pro. Bene, fans, è iniziato il Colle dell'Agnello. Spero che sia la più grande soddisfazione di questa giornata. Anche se sono sicuro dell'Isoard perché l'abbiamo già fatto. Mi segna meno 19 gradi, secondo te è normale? Un po' confuso. Ah, non sei ripreso. 24,6.
Attenzione, Luna unicorno! Luna unicorno col casco di Venom. Sembra meglio essere un unicorno che un doppio corna. Comunque guida quei guanti quello davanti. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola! Allora, come partenza mi sembra che ci siamo, eh. Qualche avvallamento dovuto probabilmente alle radici degli alberi sotto l'asfalto. Però la qualità è già buona, buona qualità. Avvallamento. Madonna santa, se passi con un Lambo lì lasci giù la coppa dell'olio. Fortuna che siamo poveri, non ce l'abbiamo. Il punto dove ci siamo fermati così. Sì, ma lui non ti spogliare completamente.